La nostra è una situazione un po' critica, perché il prezzo del grano sta scendendo, mentre il prezzo del pane e della pasta mantiene sempre livelli molto alti, per cui questo è un mancato reddito per noi. Un crollo del prezzo da 36 a 25 euro al quintale di grano in poco meno di un anno. Quasi il 30% in meno, tanto da mettere in estrema difficoltà gli agricoltori pugliesi del settore. Troppo poco il grano italiano, dicono le imprese molitorie della pasta, costrette a importare centinaia di migliaia di tonnellate di grano estero, fino a 100.000 solo nell'ultima settimana. Ma sulla qualità di questo grano ci sarebbero forti dubbi che Coldiretti Puglia e il Corpo Forestale dello Stato hanno voluto mettere in evidenza con un posto di blocco straordinario all'esterno del Varco della Vittoria del porto di Bari. Dall'esperienza delle nostre imprese il prodotto che è uscito non è un gran prodotto, insomma, prodotto che c'è una foto di una mano di un forestale che è blu dopo aver toccato la canna dei prelievi, quindi tutto sommato non parliamo di un prodotto di grande qualità. Confermiamo il nostro timore che questo prodotto venga miscelato con il prodotto italiano di grande qualità e che diventa poi tutta pasta italiana indistinta. Pochi i tir transitati dal varco rispetto al numero effettivamente presente all'interno del porto. I tecnici della forestale non hanno reso noti i risultati degli analisi, che sono state comunque acquisite, ma per Coldiretti resta la soddisfazione per aver portato all'attenzione generale quello che considerano un problema sia per l'agricoltura sia per la salute dei consumatori. Chiedevamo maggiori controlli e la forestale ci ha ascoltato e sta facendo questi controlli, a noi ci fa molto piacere accompagnarli in questo. L'altra vicenda è da agosto ad oggi sono entrati quasi 1 milione di tonnellate di grano duro, questo 1 milione di tonnellate ha fatto sì che nelle borse di riferimento il prezzo crollasse, per noi questo è inaccettabile e l'azione che abbiamo fatto ha bloccato il calo del prezzo, ma questa cosa non è sufficiente perché siamo al limite e molto spesso sotto i costi di produzione. E questo, ripeto, è un ragionamento che dentro questa speculazione non ci può stare più, non possiamo più accettare quello che sta avvenendo in queste settimane, in questi mesi.